sono Kaban, benvenuti al secondo appuntamento della stagione TST 2018. Siamo oggi in Bahrain come da calendario e come avete già visto da titolo e durata del video, non lo voglio dire, l'avete capito e basta. La grossa novità di questo video è che, come avevo già anticipato sul video dell'Australia, sarà un video commentato in live. Purtroppo, essendo alle prime armi, ho parlato davvero poco, anche perché anche uno che diciamo che parla, anche uno abbastanza bravo, ovviamente va a concentrarsi maggiormente sulla gara al posto che sul commentary, ovviamente, ed è giusto così secondo me. Altra cosa, ero in gruppo sempre con Davidino, che ci faceva da ingegnere, e Max Maurer, il mio compagno in Renault. E se vi piace quindi il format, vi raccomando di iscrivervi. Se volete lasciarmi qualche consiglio su come migliorare il commentary, nel montaggio e qualsiasi altra cosa, anche in pista, lo accetto volentieri, perché come ho già detto più volte, non l'ho detto, non sono un fenomeno. Accetto volentieri consigli di ogni tipo, visto che sono un principiante su YouTube. E vi lascio a Bahrain. Tra l'altro Bahrain mi fa pure schifo come pista. Ah, è giusto, dimenticavo, essendo la prima volta, io pensavo di fare un commentary sopra il commentary, cioè nel senso adesso io parlerò anche in post produzione insieme a io che parlavo durante la gara. Lo vedete io che parlavo grazie al riquadrino con me in versione pigiama probabilmente, o tutta come ora. Comunque, via la qualifica. Trovo subito in mezzo a WRC Totoro. Ma no, la McLaren in mezzo è staccata, dai, cioè non ci credo, non ci posso credere. L'ho incazzato, clippato. Fatto reclamo, ragazzi, vi spiegherò poi nel prossimo video. Tempo uno buttato. Cioè, ma è andato lungo in staccato, stavo uscendo dai box. Sì, effettivamente, ragazzi, che motivo c'era di andare lunghi? Cioè, veramente, non aveva più senso, stavo uscendo. Ok, via, il primo giro, ragazzi, faccio schifo in Bahrain, ve lo anticipo. Quindi farò il giro di merda, ovviamente, base. Anche Australia, tra l'altro, non è una pista che mi piace. Da Cina cominciano a essere un po' meglio, comincio a vedere il tempo, un po' un crono più accettabile. Sì, questa curva è veramente difficile, cioè in gara si va lunghi molto spesso. Secondo giro di RS. Veramente Bahrain è proprio una pista che non capisco, cioè ho davvero tanti problemi. Non sono veloce, anche la strategia non è la cosa più facile. Ho tanti problemi qua, infatti come vedete sono in soft al posto che in super soft. In questo momento siamo quinti. Una bella merda comunque. Ma che cazzo? Ma cosa è successo? Mi è volata la macchina, spero che non mi abbia consumato le gomme comunque questa cosa. Ha fatto un volo incredibile la macchina. Cioè, perché sono entrato piano nei box tipo a 10 all'ora e mi ha sbalzato in avanti, è stato orribile. Che faccio il non porter? La power unit sembra a posto, quindi pensa soprattutto a scaldare il complete. Cioè, si sono presi Black Hunt e Senna, non ci credo, cioè. Tieni d'occhio i semafori, la sequenza di partenza comincerà non appena tutti saranno sulla griglia. La madonna, cosa fa Black Guns? Vabbè, quante posizioni proprio adesso?
sono un nono. Comunque grande partenza, assolutamente. Cioè, mi sono un po' cagato addosso dopo aver toccato l'ala, cioè rotto l'ala in Australia. Ho deciso di stare molto cauto. Forse un pochino meno non sarebbe stata una brutta idea. A parte che, come vedete, le sportellate non mancavano. Sti cazzi. Ma che cazzo? Rotto. Cosa è successo? Dimmi se stai bene. Rotto, non ho avuto fuori una McLaren, non so che è stato. Probabilmente lo stesso che mi ero allentato in qualifica. Si può? Ma poi dove voleva infilarsi? Cioè, ma dove vuoi passare lì? Ma vaffanculo, va. Che cazzo è stato? Ebbene sì, ebbene sì. Ritirato la seconda gara del calendario. Non sicuramente un gran risultato, assolutamente. Deluso sia dalla mia prestazione in qualifica, sia da tutto quello che è successo. Comunque è stato lo stesso che mi ha buttato fuori, cioè che mi ha rallentato in qualifica. Lo stesso che mi ha buttato fuori in qualifica. Ho fatto reclamo contro di lui alla commission e in Cina si è beccato partenza dall'ultima posizione più una cosa come 5 secondi di penalità, sia per uno che per l'altro. Come, allora, il primo, vabbè, ovviamente è chiara la sua colpa, cioè è andato lungo, tra l'altro uscendo dai box, cioè voglio dire, come fai? Non so se voleva tipo andare avanti per far passare. Non ne ho veramente idea di cosa avesse intenzione di fare. Mentre in gara quello che è successo è stato un appaiamento, diciamo, tra me e lui. Voglio dire, era impossibile la sua mossa, perché anche se non avesse affiancato la curva che c'è lì, non so se è curva 10, 12, non lo so, ragazzi, probabilmente sono numeri a caso, è impossibile starci in due praticamente. Cioè, è proprio impossibile sorpassarsi. Secondo me è stata un'idea di merda, basta, infilarsi lì. Cioè, doveva star dietro, alzare il piede e via. Non ho molto altro da aggiungere, sinceramente. La gara schifo, ovviamente. Gara, ho fatto un mezzo giro, quindi neanche. Comunque, come avete sentito, tornando al format di questo video, è più un io che faccio la mia gara con la webcam e parlo con il mio compagno senza cercare di distrarlo, cioè cercando di non distrarlo più di tanto, visto che anche lui sta correndo. Però secondo me già è un passo in avanti rispetto ad avere soltanto un qualcosa di post-produzione. Secondo me non è male, non è male. Ci riproviamo in Cina. Niente ragazzi, se il video vi è piaciuto, o meglio se vi è piaciuto il mio crash, vi raccomando di iscrivervi e lasciarmi consigli come vi ho già detto prima. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao ragazzi. Ciao.